Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Il rincaro alla pompa di benzina è probabilmente il fenomeno più evidente di una fiammata che però riguarda i prezzi di tutti i beni e di tutti i servizi. Veronica De Romanis, siamo davanti ad una fiammata che augurabilmente si attenuerà nel breve periodo, o ci dobbiamo abituare a una lunga stagione di inflazione, se non al 7%, comunque molto alta? Beh, è difficile dirlo perché dipende da tanti elementi e c'è grandissima incertezza. L'Europa si sta muovendo in diversi settori e anche ovviamente i governi nazionali. Allora, nello specifico, uno dei punti che si discuterà probabilmente in questi giorni a Bruxelles è quella del tetto del gas, il tetto del prezzo del gas, ne parlavate anche voi. Non è una scelta facile perché ovviamente c'è un rischio di reazione, che vuol dire riduzione delle quantità. Già dalla Russia di Putin sta avvenendo questa riduzione. Ma ci sono anche altre azioni messe in campo dall'Europa per venire incontro ai paesi che devono sostenere delle spese, degli aiuti alle imprese e alle famiglie. Questo, per esempio, il nostro Premier Draghi lo ha chiesto a gran voce, perché sono spese che i paesi, soprattutto ad alto debito, hanno difficoltà a sostenere. Draghi ha proposto la creazione di un altro strumento SURE. Il SURE è quello strumento che fu introdotto durante la pandemia per dare a chi voleva, e noi ne abbiamo presi 27 miliardi, debito europeo che costa poco per sostenere il mercato del lavoro. Ecco, l'idea è di replicare questo strumento per sostenere le famiglie e le imprese di fronte al caro energia, e che sarebbe molto utile alle persone che abbiamo visto oggi nel vostro filmato. Ora, il problema è che non tutti sono d'accordo in Europa, perché si tratta di mettere insieme altro debito in comune. Quando fu creato 2 anni fa questo SURE, l'idea era che fosse di tipo transitorio, cioè temporaneo, e invece Mario Draghi vuole renderlo permanente. Concludo dicendo: come si fa? Ebbene, noi dobbiamo, in questo abbiamo una grande responsabilità, perché siamo il paese che ha preso più soldi da questo strumento, come dicevo prima, quasi 27-28 miliardi, dobbiamo utilizzarlo al meglio, quindi servono soldi ovviamente per tamponare l'emergenza, ma poi dobbiamo cambiare il nostro sistema economico. Aggiungo un ultimo punto: c'è anche tutta l'azione della Banca Centrale Europea, perché siamo in una fase di grande inflazione e qui ci sono diversi strumenti, non so se ne vuole parlare. Allora, ci arriviamo tra un momento.